Padre Mauro Lepori, ticinese originario di Canobio, è l'abate generale dei cistercensi, cioè il grande capo di tutti i cistercensi del mondo. E ha scritto alla sua comunità, quindi a dei monaci, quindi, una lettera di Natale molto bella, da cui ho tratto alcune righe che vi leggo, non tanto perché le voglio commentare, ok, ma perché mi sembra un bello sguardo pensando che è scritto dall'abate che sta parlando a migliaia di suoi monaci, quindi non agli operatori di Caritas. E nello stesso tempo ci si rende conto che anche in un ambiente come quello, la fatica per capire diverse cose di quelle che ha citato Dante, per capire il significato, non è che perché sono monaci, le cose sono più facili, non è perché loro hanno la strada spianata. È un passaggio evidentemente estratto, quindi fuori dal suo contesto. Comunque la lettera sta girando, per cui se a qualcuno piacesse può leggerla. Dice ai suoi frati: mi stupisce di quanto poco si parli di Cristo nelle comunità, di quanto poco sia normale per noi parlarci della sua presenza, della sua parola. È come se camminando insieme non ci ricordassimo gli uni agli altri il perché camminiamo e dove andiamo. Quanto è bello invece poterci trasmettere la luce del sole che orienta i nostri passi. Se a volte manca la pace nei cuori e nei rapporti, è proprio perché non ci aiutiamo abbastanza a lasciarci orientare da Cristo a seguire la via della pace. Persino la Madre di Dio e San Giuseppe hanno avuto bisogno di essere aiutati e orientati da chi contemplava il bambino e parlava loro di lui. No comment. Ecco. Voglio farvi parte di una riflessione che ho scritto stanotte sul mio blog, se qualcuno vuole leggere, robinoris.com. Siccome da un anno, essendo pensionato, faccio una bella vita che mi permette di andare a dormire quando voglio e di alzarmi il giorno dopo quando voglio, ecco, posso permettermi di scrivere nel mio blog alle 3 del mattino non avendo nessun problema perché tanto mi alzerò alle 11 del giorno dopo. La cosa che, così, che riflettevo era un po' questa. Il presepe, e chi è sensibile al bello, vabbè, questa è una delle tante espressioni magnifiche di questo bello, cioè il presepe di Giotto che c'è sulla nostra rivista. Evidentemente sappiamo che cos'è, è la rappresentazione della contemplazione, del momento di contemplazione, di adorazione di un bambino che è nato e che è stato raggiunto da persone sia semplici, c'erano dei pastori, dei bambini, sia persone con una cultura, degli intellettuali, magi che vengono da Oriente. Questo bambino nella sua prima notte di vita è lì e questa gente arriva a guardarlo. Questo è il racconto. Allora, questa cosa per i credenti significa Dio che si fa uomo, per i non credenti significa che lì è iniziato un percorso religioso che dopo 2000 anni ha 1,5 miliardi di fedeli, no? Il fatto è fatto. Quindi il racconto, il modo di rappresentare, di pitturare questo avvenimento, di costruirlo, di cantarlo, eccetera, eccetera, in tutti i modi, fondamentalmente riporta a quel fatto. Ora, a me piace, tentare di fare una qualche considerazione su ciò che è inequivocabile, almeno dal mio punto di vista, poi si può contestarlo, indipendentemente dall'aspetto della fede. Non tanto perché la fede non conti, ma se la condizione per capire alcune cose è la fede, evidentemente se la fede è un dono, chi ce l'ha ce l'ha e chi non ce l'ha non ce l'ha, adesso banalizzo, non è proprio esattamente così, ma fondamentalmente allora vuol dire che chi non ha fede di fronte a questo presepe o di fronte alle cose che ha detto Dante, uno potrebbe dire sì va bene, ma queste vanno bene per quelli che credono, quelli che non credono cosa se ne fanno di questa immagine? Eventualmente possiamo disquisire
sulla questione artistica e nulla di più. A me è parso che ci sia qualche possibilità interessante comunque di guardare al presepe cogliendo alcuni elementi che potrebbero servire. La caratteristica che colpisce del presepe è che c'è una situazione sostanzialmente paradossale. Il paradosso sta nel fatto che lì c'è un neonato che non è in grado nemmeno di sopravvivere. Cioè, se non c'è qualcuno che lo accudisce, muore. Quindi c'è la fragilità più totale ed assoluta, e non perché quello, se crediamo che era Dio, sarebbe sopravvissuto se sua madre non le dava da mangiare. Se sua madre non le dava da mangiare, moriva. Punto, chiuso. Cioè, quindi quella fragilità era reale e autentica. Non c'erano flap di angeli che l'avrebbero... No. Quello era fragile per davvero. Ma nello stesso tempo... Chi è andato e venendo magari da lontano a contemplarlo e ad adorarlo ha ritenuto che in quella fragilità, in quell'essere così fragile, ci fosse una promessa assolutamente fuori scala, una promessa straordinaria, una promessa di salvezza, una cosa dell'altro mondo, evidentemente poi capita chissà come, no? Perché si può presumere che la comprensione del perché era così straordinario da andare a vederlo fosse diversa nei pastori piuttosto che nei magi che intravedevano una cometa, anche se il nostro Giovanni Pellegri dice che la cometa l'ha inventata Giotto, prima non c'era, ma se non era quella era qualcos'altro, no? Allora, il paradosso. A me sembra che quella situazione paradossale sia interessante. Cioè il paradosso della debolezza da una parte e di una promessa di potenza straordinaria, cioè redenzione, salvezza, eccetera, sono cose di grande envergure. Mi sembra che la natura e la realtà stessa siano una continua rappresentazione di paradossi di questo tipo. Noi siamo in mezzo all'infinitesimamente piccolo e all'infinitamente grande, dalle particelle subatomiche di cui addirittura siamo persino fatti, alle galassie. E probabilmente gli esseri umani hanno poca dimestichezza con queste dimensioni al punto tale che facciamo veramente fatica a capire che cosa voglia effettivamente dire essere in mezzo all'infinitesimamente piccolo e grande. Ma d'altra parte credo che proprio in ogni tipo di processo dinamico e creativo esistano sempre dei momenti di una fragilità incredibile che sono necessari, e poi altri momenti invece dove c'è un esplodere di potenza, di energia, di cose straordinarie. Sono convinto che la specie umana ha una caratteristica straordinaria che nessun'altra specie probabilmente ha. È capace di rovinarsi la propria esistenza, ma con una bravura assolutamente smisurata. E questo è storia nostra di tutti i giorni. Cioè qualcosa che possiamo verificare costantemente, al punto tale che abbiamo bisogno di legnate tipo un fatto grave, un dramma, eccetera, per darci lo scossone e capire che tutto quello che ci ha rovinato l'esistenza fino al giorno prima sono delle stupidaggini, perché per esempio la salute di qualche nostro familiare è ben più importante di tutte le altre stupidaggini. Siamo ridotti male. Siamo ridotti che abbiamo bisogno di queste legnate per capire un tipo di processo che tutto sommato è lì da vedere, cioè non è complicato, non è complicato. Credo che l'anelito verso la felicità sostanzialmente giochi con una chiave che è quella di riuscire a capire che cos'è il massimo bene per se stessi.
apparentemente sembra di un egoismo smisurato, invece è la chiave. Capire che cos'è il massimo bene per se stessi, ma il massimo bene evidentemente vuol dire il massimo bene che risponde al bisogno più profondo, quindi non il bene immediato dell'interesse immediato su qualche cosa, ma ciò che mi riempie e che quindi si possa dire sono felice perché sento una pienezza, o ditela come volete, un qualche cosa che mi permette di avere una risposta sostanzialmente a una domanda profonda di senso, cioè chi sono, perché sono qua, dove sto andando, queste domande fondamentali, che poi si possono eludere, ma fondamentalmente sono le domande che abbiamo al fondo. Allora, per riuscire ad aumentare le probabilità di azzeccarci, io credo che bisogna fare una serie di, come dire, di esercizi. O bisogna seguire una sorta di percorso pedagogico. Credo che la contemplazione abbia qualcosa a che vedere con il distanziarsi da se stessi per poter guardare la propria realtà. Un po' come nei racconti di quelle situazioni di premorte, dove si racconta che si ha la visione di se stessi, che ci si allontana dal proprio corpo e lo si guarda. Adesso, al di là dell'immagine, ma è, come dire, significa che io ho bisogno di distanziarmi per potermi guardare, per potermi situare. Abbiamo bisogno costantemente di essere richiamati e di avere delle possibilità, delle opportunità per poter guardare dove siamo situati per rapporto alla realtà. Allora, in questo mi pare che il paradosso del presepe, dove fragilità estrema da una parte e promessa straordinaria dall'altra, possa essere utilizzato come un'occasione per contemplare questo aspetto del paradosso che ci può condurre verso degli indicatori per il nostro vivere. Essere capaci di guardare con gli occhi che contemplano la persona che si ama o le persone che si amano, con quello stesso tipo di intensità e tutto sommato di distacco, dove non giudico, dove semplicemente sono in contemplazione, io dico, di questo paradosso, credo che possa essere un'occasione interessante per capire meglio dove ci situiamo. Dove ci situiamo per rapporto a quell'anelito verso la felicità, per rapporto a quel desiderio di rispondere alle domande fondamentali per noi stessi, per le persone che abbiamo accanto. Può sembrare complicato, ma vi assicuro che si può tradurre questo discorso che sembra complicato in cose concretissime. Cioè, significa spazzar via la banalità dei giudizi che ci fanno vivere male, magari il rapporto più importante che abbiamo nella nostra vita, per tentare di capire che distanziandosi e contemplando probabilmente possiamo ritrovare il senso ultimo di quei rapporti o di quel rapporto e ripartire con una energia e con un desiderio di senso che è più interessante di quello che avevamo 2 giorni prima. Allora, questo capite che non ha a che vedere con la fede personale. Cioè, chi ha fede poi ci mette dentro evidentemente tutto quello che può, ma chi non ha fede si ricordi che anche l'abate deve richiamare i suoi frati tanto quanto, cioè vuol dire che siamo tutti nella stessa barca, cioè siamo tutti capaci di rovinarci l'esistenza con le nostre mani, proprio perché sbagliamo il pensiero. Io ho più volte detto che non credo tanto nella nozione di peccato tradizionale,
ma credo piuttosto che il peccato sia l'espressione di un pensiero sbagliato. Cioè le persone non fanno delle cose perché sono cattive, diventano poi cattive o perverse, ma le persone fanno delle cose cattive perché hanno pensato male. Se uno riesce a pensare bene, di conseguenza non farà cose cattive. E non è un problema di coerenza. La coerenza, dal mio punto di vista, è una sorta di stupidaggine. Il problema è cosa penso. Se io penso quello che è il massimo mio bene, nel senso della felicità e della realizzazione del perché sono qua, beh, diventerò occasione anche per quelli che sono intorno a me per una possibilità davvero straordinaria di recupero del senso per tutti. Ho detto quando dirigevo la Caritas, credo tantissime volte, che la solidarietà e il pensiero solidale non è un pensiero buono, è un pensiero intelligente, nel senso che sono convinto che il pensiero solidale sia la miglior pensata in ordine a cosa ci guadagno di più. Sembra un paradosso. Buon Natale. Buon Natale.